Cominciamo la premiazione della 16ª edizione del bando Oscar della Salute. Quest'anno, come sapete, abbiamo introdotto una novità. Abbiamo affiancato dentro la giuria dell'Oscar al lavoro prezioso, e voglio ringraziarli, dei tecnici dei comuni che hanno partecipato come sempre alla valutazione dei progetti, anche degli esperti esterni che abbiamo chiamato per arricchire il nostro lavoro. Li voglio citare: Daniela Bianco di European House Ambrosetti, Ilaria Luzzi del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Giuseppe Napoli di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, Riccardo Prandini del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Bologna, Valentina Possenti, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute e Istituto Superiore di Sanità, e Chiara Spinato, Ufficio Salute e Integrazione Sociosanitaria, Dipartimento Welfare di ANCI. Grazie davvero per il lavoro che avete prestato. Chiamo ad aiutarmi nella premiazione dei primi Oscar Valentina Possenti, che può venire con me. E allora, adesso sarà semplice. Invito l'assessore alle politiche sociali, politiche sanitarie, città sane e benessere animale di Cisternino, Mariangela Rendini, per ritirare il premio menzione trasferibilità. Complimenti. Prima del premio però le do il microfono per raccontarci in qualche minuto il progetto, grazie. Mi sentite? In realtà è un progetto che va in continuità rispetto a un grande obiettivo che ha questa rete, che è quella di dedicarsi, no, ad integrare delle attività di prevenzione primaria riguardo alla salute mentale. Era un progetto che ha coinvolto tutti gli esperti del nostro territorio, del nostro comune, quindi psicologi, che in 4 appuntamenti, in 4 sedi differenti, quindi scuola, parlando quindi di tematiche più correlate agli adolescenti, terza età, quindi anche supporto caregiver, perché poi nella terza età si parla di anziani, e quindi tutto quello che concerne la difficoltà che un caregiver, chi si prende cura, vive anche uno stato di solitudine che non è così raro. E abbiamo parlato anche dell'infanzia, della prima infanzia, di un supporto quindi alla genitorialità, insomma temi variegati che raggiungessero tutta l'utenza, che si occupassero del tema in maniera ampia e poi diciamo percorrendo il territorio in maniera vasta, quindi fisicamente siamo andati in 4 luoghi diversi, quindi andando anche a scuola e parlando anche di bullismo, cyberbullismo, quanto effettivamente i social sono uno strumento importante, ma poi allo stesso tempo, se non utilizzato in maniera adeguata, consapevole, anche per tutto quello che riguarda poi altri aspetti, possa incidere negativamente poi sulla salute mentale. Null'altro, io che dire, vi ringrazio per questo riconoscimento, e l'esito è un traguardo della disponibilità di più attori. E voglio ringraziare chi ha preso parte, appunto gli esperti, anche il giornale locale, che poi ha reso possibile la visione di ogni incontro per chi non fosse presente in diretta, e poi condividerlo anche con voi oggi. Quindi grazie. Complimenti. Grazie. Seconda menzione, coinvolgimento e partecipazione al Comune di Bologna con il progetto Microarea della Salute Pescarola. E invito l'assessore Welfare e Salute Luca Rizzonervo. Anche a Luca la parola per presentarci il progetto. In realtà avevo fatto spoiler nelle sessioni precedenti, sono molto contento perché, come ho detto, è una scelta che peraltro, a proposito di occasioni per condividere esperienze e mutuare anche esperienze altrui, non nasce a Bologna ma nasce in realtà, guardo Giuseppe Napoli, nasce
a Trieste, nell'esperienza diciamo della cultura basagliana che ha portato anche alle microaree della salute, che sono un dispositivo organizzativo che vedono la compresenza di un infermiere di famiglia e comunità, come da DM77, la presenza di un assistente sociale che lavorano in un contesto territoriale specifico e non tanto erogano prestazioni, ma sono un punto di riferimento, a proposito di quello che dicevi anche tu prima, Lamberto, per orientare le persone alle migliori scelte di salute possibile, siano queste iniziative di prevenzione, siano anche ovviamente eventualmente invece l'accesso ai servizi professionali della sanità. È un'esperienza che ci sta dando molte soddisfazioni, di cui appunto, frutto di un lavoro congiunto fra ASL di Bologna e Comune di Bologna, Distretto di Bologna, la dottoressa Camplone, che avete avuto modo di conoscere in questi giorni, e quindi insomma sono molto soddisfatto e vi ringrazio di questo riconoscimento. Grazie. Grazie, complimenti al Comune di Bologna. Terzo riconoscimento, la menzione rilevanza delle attività al Comune di Milano con il progetto Accoglimi, e invito a sedere sul palco Marco Papa, che è dirigente dell'area Salute e Servizi di Comunità. Non so se sapevi che ti avevamo chiamato. E chiedo a Marco di raccontarci brevemente il progetto. Sì, no, siamo molto contenti in realtà, perché questo è un progetto nato 2 anni fa e che sta dando molti risultati. Ci muoviamo nell'ambito non tanto della salute mentale degli adolescenti, quanto nell'intercettazione di segnali deboli. Questa questione che in realtà cerca di fermare prima che questi segnali si trasformino in quello che sta succedendo a livello quasi epidemico, a livello nazionale, non solo in Italia ma anche in Europa, del disagio della condizione giovanile al di fuori di quella che è la normale disfunzionalità evolutiva, che sta richiamando molte molte problematiche. Questo è un progetto che nasce da una coprogettazione, quindi con la sperimentazione dell'amministrazione condivisa, e insieme a 8 soggetti del terzo settore abbiamo messo insieme questa rete di interventi che si muove da una linea telefonica dedicata, messaggi WhatsApp, un lavoro con le scuole, con 16 scuole di Milano che intercettano, sono circa 3.000 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato anche ai gruppi di lavoro, che hanno formato gruppi di peer education, per cui ragazzi che si autoaiutano all'interno di questo problema, all'interno di questo mondo. È un lavoro che facciamo anche in collaborazione con le scuole, con la rete delle scuole che promuovono salute della città, che sono presenti in città di Milano, insieme a una mappatura che mette insieme le numerosissime attività a supporto di quello che può essere il lavoro degli operatori di rete, che sono quelle persone alle quali gli enti del terzo settore che intercettano i ragazzi e le ragazze inviano per poter accompagnare in città tutte le possibilità e le opportunità che possono avere per una migliore qualità della vita, per un migliore ascolto nelle problematiche che portano. Quindi questo, fra l'altro, siamo molto contenti perché è un progetto che è anche sostenibile, perché è partito 2 anni fa, siamo riusciti a inserirlo in un percorso di coprogettazione, un'ulteriore coprogettazione con fondi PON rispetto a una coprogettazione più generale in termini di salute mentale. Lo abbiamo inserito ed è stato approvato all'interno di un progetto Horizon per identificare anche una Accogliami 4.0, per cui magari ci rivedremo su questo aspetto. Per cui ringraziamo tantissimo questa menzione, perché la porteremo in comune a quelli con cui tutti stiamo lavorando e saranno assolutamente soddisfatti. Grazie. Bene, ringrazio Valentina Possenti, facciamo un cambio di giurato e quindi invito Giuseppe Napoli per gli altri 3 premi. Prossimo è la menzione originalità e innovazione delle tematiche al Comune di Cremona per il progetto Alimentiamo il contagio positivo della conoscenza. Invito a salire sul palco l'assessore alla mobilità sostenibile, ambiente e protezione civile Simona Pasquali. Basta solo lei. Ciao a
salto. Okay. C'è anche Cinzia, perché poi lo spiega lei. Benissimo. Anche perché c'è lavorato lei. Allora, a voi la parola per illustrare il progetto. Grazie. Allora, il progetto nasce proprio durante il Covid, nel periodo in cui eravamo in lockdown. Cremona, come sapete, è stata duramente colpita e oltre a quello giravano notevoli fake news alimentari, e la salute passa dall'alimentazione, rispetto anche a tutta una serie di filiere alimentari che coinvolgono il cremonese. Insomma, se conoscete Cremona, Cremona è adagiata sul Po ed è in mezzo alla Food Valley della Lombardia, sud della Lombardia. Abbiamo tutte le filiere lattero-casearie e degli allevamenti, e moltissime fake news alimentari riguardavano proprio alcune produzioni molto tipiche del cremonese. E allora, con l'Università Cattolica e la dottoressa Vuoto, e quindi il settore ecologia e ambiente, sede di Cremona, l'Università Cattolica sede di Cremona, la professoressa Graffigna, che è psicologa del consumo e quindi insegna psicologia del consumo alla Cattolica di Cremona, abbiamo immaginato di poter fare un progetto che coinvolgesse i giovani, per i giovani, e nei quali i ragazzi che erano a casa e che erano bombardati da queste fake news diventassero protagonisti e che costruissero loro poi la conoscenza per gli altri giovani, ed è per questo che si chiama Alimentiamo il contagio positivo della conoscenza. Poi il progetto in realtà ha funzionato molto bene, poi ve lo spiega meglio Cinzia, e lo abbiamo, quando abbiamo avuto la giornata della FAO a Cremona nel 2021, lo abbiamo invece trasposto sulla cittadinanza, e quindi è diventato Ereditiamo il contagio positivo della conoscenza. Per cui vi ringrazio, perché per noi è stato un progetto importante, in un momento anche nato in un momento molto duro per Cremona, per cui siamo veramente a maggior ragione molto onorati di questa menzione. Grazie. Prego. Velocemente vi dico proprio come concretamente si è svolto, come è stato organizzato questo progetto, che di fatto adesso è inserito nel piano formativo delle politiche educative del comune, quindi è diventato un po' ormai un'abitudine, ecco, diciamo che il tema era attuale all'epoca del Covid, ma è ovviamente attuale anche adesso, ed è più che altro è un programma educativo che è un po' innovativo, cioè perché non è comunque un programma di formazione frontale, ma vede proprio il coinvolgimento a cascata non solo dei formatori laici, che sono poi le realtà aggregative per i giovani della città di Cremona, ma anche tra gli stessi ragazzi che poi fanno la famosa formazione peer-to-peer, quindi adesso tra di loro si trasmettono delle informazioni. Abbiamo cercato con questo progetto, che poi è nato proprio anche da questa collaborazione con questo centro di ricerca molto innovativo che c'è a Cremona sulla psicologia dei consumi, di capire effettivamente qual è innanzitutto l'attuale conoscenza dei sistemi alimentari, dei formatori, quindi degli insegnanti, dei coach sportivi, piuttosto che degli oratori, diciamo delle realtà che contattano e che hanno a che fare con i ragazzi, per poi partire con una formazione specifica, avviare un confronto con gli scienziati, diciamo con gli studiosi della nostra Università Cattolica, sui temi della sana alimentazione, della microbiologia e soprattutto della psicologia dei consumi. Quindi il progetto è proprio il programma, diciamo l'innovazione consiste nel fatto che sono stati forniti attraverso un talk di strumenti operativi, un gioco, che è il gioco dell'Oca, che abbiamo fornito con delle pillole di informazioni relative appunto alla psicologia, abbiamo cercato di influire su quelle che sono la sensibilità dei giovani e che appunto si fanno un po' influenzare dalla pervasività delle fake news alimentari, e oltre che a fornire delle informazioni specifiche proprio sulla sana alimentazione. Lo stesso logo proprio indica questo: la mela, quindi il cibo sano, il viso, la testa sarebbe quindi la capacità di fare un acquisto critico, anche un altro tema che abbiamo incluso è anche lo spreco e l'acquisto consapevole, naturalmente, in questa serie di incontri gestiti dai professori della Cattolica, agli insegnanti, ai coach sportivi, e ripeto, a chi si occupava di formazione, di educazione dei giovani. Dopodiché le varie classi, e anche gli oratori, alcune scuole di danza hanno aderito, hanno poi parlato con la professoressa Graffigna, che ha spiegato effettivamente i meccanismi alla base della scelta dei consumi e delle fake news, hanno poi elaborato dei progetti, dei lavori molto belli, anche dei video molto belli che stiamo andando in rete, e su proprio la consapevolezza acquisita dai giovani in merito a questi temi, che appunto adesso diventano, come diceva l'assessore, diciamo un elemento costante nella formazione delle scuole della città di Cremona. Grazie, grazie mille.
Da tradizione la rete Città Sana riconosce anche il cosiddetto mini Oscar, che è assegnato al migliore tra i progetti presentati dai comuni con meno di 15.000 abitanti. Quest'anno va al comune di Ponte di Piave con il progetto Più Sport per Tutti. Ritirano il premio il sindaco Paola Roma e il consigliere Sergio Lorenzon. Prego. Allora, questo progetto nasce dal nostro territorio in un periodo particolare durante la pandemia post-Covid, dove volevamo incoraggiare i giovani a fare attività sportiva. Dall'altra parte anche ridurre le disuguaglianze economiche e permettere anche a quelle fasce di famiglie di poter accedere anche con le difficoltà economiche legate alla situazione Covid. Abbiamo quindi aperto questa possibilità con le società sportive del nostro territorio, chiedendo ad ognuno di loro di garantire un'attività propedeutica, che è un po' diversa, lo vediamo dalla locandina, con i QR code, dove i ragazzi decidevano a quale attività sportiva provare all'interno del proprio territorio. All'interno di questa opportunità anche abbiamo indagato la possibilità di dare il contributo alle società sportive del nostro territorio, e questo ha permesso chiaramente di investire questi soldi nelle nostre società sportive. In particolare abbiamo avuto 120 ragazzi che hanno avuto l'opportunità di gareggiare anche assieme tra gli agonisti e poi loro che hanno fatto un'attività propedeutica, ma dall'altra parte sicuramente abbiamo stimolato anche a delle, oltre alle visite mediche, anche alla possibilità di usufruire chiaramente del materiale ed avvicinarsi a un'attività sportiva. Quest'anno lo abbiamo riproposto arrivando anche nella fascia successiva, quindi oltre dagli 11 ai 18 anche dai 6 a 18 anni. Io ringrazio di questa opportunità perché è servita a noi per fare rete nell'utilizzo anche del beneficio alle famiglie, di utilizzare il fattore famiglia, e quindi ci ha permesso di stimolare anche questo ulteriore indicatore economico fondamentale anche per sviluppare altri contributi, ma dall'altra parte sicuramente abbiamo investito le società sportive di una coprogettazione assieme a noi. Grazie. Bene, complimenti. Siamo quindi al premio Oscar della salute di quest'anno, che va al comune di Udine con il progetto Giochiamo, la relazione attraverso il gioco. Ritira il premio l'assessore alla salute e equità sociale Stefano Gasparin, ai referenti del centro aiuto alla vita la dottoressa Elisa Gasparotto, Valentina Gallo e la dottoressa Stefania Pascut. Accomodatevi. Illustra il progetto? Allora, il progetto lo illustreranno loro che l'hanno fatto. Io porto un saluto da parte dell'amministrazione comunale. Intanto ringrazio il presidente della Rete Città Sana, ringrazio il mio presidente di Federsanità Anci, il presidente della regionale del Friuli Venezia Giulia. E dico che l'Oscar della Salute è di fatto uno strumento per valorizzare progetti e buone pratiche che vengono realizzate a livello locale, offrendo la possibilità ai comuni di condividerli e replicarli in altri contesti. Il valore aggiunto del lavoro di rete è proprio questa condivisione di conoscenze e competenze, strumenti e approcci diversi che possono portare a una crescita reciproca e una maggior consapevolezza delle nostre comunità, ma anche a livello collettivo. Udine è stata una delle prime città ad entrare, a far parte sia della rete europea delle città sane dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia della rete italiana, credendo fortemente nell'importanza del lavoro di rete. Per tutte queste ragioni ringrazio i referenti del Comitato Tecnico e gli altri membri della Commissione Valutatrice che hanno voluto quest'anno valorizzare il progetto di Udine, Giochiamo. La relazione attraverso il gioco, questo progetto ha l'obiettivo di promuovere l'attività ludica nel rapporto genitore-bambino attraverso attività multidisciplinari e multiculturali per migliorare il benessere, in particolare nei primi anni di vita.
considerati fondamentali per una crescita e uno sviluppo psicofisico sani. L'iniziativa è nata dalla riflessione sull'importanza delle relazioni interpersonali e sociali significative, soprattutto nel periodo storico in cui stiamo vivendo, dove la tecnologia e il mondo virtuale tendono a prendere spesso il sopravvento. La prima di queste relazioni è quella con le figure primarie di accudimento. Il gioco è uno strumento ottimale per lavorare sulle relazioni. Infine, il progetto si rivolgeva in particolare alle famiglie di alta complessità, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute e non lasciare indietro nessuno, secondo il motto che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità utilizza nelle politiche di promozione della salute. Il progetto è stato sviluppato nel territorio su proposta di collaborazione col Centro di Aiuto della Vita e ringrazio qui la dottoressa Elisa Gasparotto e la dottoressa Valentina Gallo che oggi sono qui con noi e vi presenteranno nel dettaglio l'iniziativa. Concludo ringraziando anche l'amministrazione che ci ha preceduto, perché noi siamo entrati l'anno scorso, in particolare il dottor Giovanni Barillari, che ha avviato e sostenuto questo progetto. Ora lascio la parola alle dottoresse per l'innovazione del progetto. Grazie. Cagliamo un po' più nel concreto quanto è stato detto, dandovi ovviamente un'idea di che cosa abbiamo fatto, perché partiamo dall'idea che per crescere un cittadino consapevole dobbiamo prendercene cura da subito, possibilmente nel suo ambiente, possibilmente in famiglia. E quindi è questo quello che abbiamo fatto. Udine è una realtà estremamente complessa, con un alto tasso di immigrazione, per cui per noi è fondamentale riuscire a creare quella connessione, quell'uguaglianza anche nelle famiglie ad alta complessità. E questo progetto, che è un percorso di incontri basato sul gioco, che è una dinamica che non conosce cultura, non ha problematiche e necessità economiche, è estremamente semplice e comune a tutti e quindi è il vero punto di forza dell'iniziativa. E questo ci ha permesso di ottenere dei grandissimi risultati. È partito in un modo, poi si è un po' modificato, ve lo spiegherà la mia collega, però nel territorio ha avuto un grandissimo impatto. Ci eravamo dati un obiettivo un po' piccolino, 40 nuclei, ne abbiamo aggiunti altri 10, altri 15 non hanno potuto partecipare. Un obiettivo di includere 20 famiglie ad alta complessità, siamo arrivati, scusate, il 20%, invece siamo arrivati al 70%. Sì. E questo ci ha anche permesso di avvicinare queste famiglie, che sono sicuramente in una fascia della popolazione che fa fatica ad accedere ai servizi sanitari, alle diagnosi precoci, e ci ha permesso di fare su 50 nuclei 10 invii e altrettante più o meno prese in carico nei vari servizi di neuropsichiatria, di fisiatria e altri sociosanitari. Per cui per noi è stato veramente un grandissimo obiettivo e una richiesta da parte dei genitori di continuare a frequentare il nostro percorso. Vedete qui alcune immagini, abbiamo preferito delle fotografie che vi facessero vedere di che cosa si tratta piuttosto che delle slide un pochino più fredde, più tecniche. Passo la parola a Vale. Grazie, buongiorno a tutti. In qualità di ostetrica, quale professionista della fisiologia, della salutogenesi e della salute, e naturalmente con la collaborazione di Città Sana e della dottoressa Pascut, che è stata una spalla forte in tutto questo percorso e naturalmente di unione con il Comune di Udine e con le due amministrazioni, dal 2022 abbiamo cercato proprio di puntare al principio e ai pilastri della salute, sia benessere fisico, psicoemotivo e spirituale, in quanto di mia competenza, sia nelle fasi evolutive della donna e che del bambino nei primi 1000 giorni. Quindi questo progetto, in collaborazione con un'altra collega che è la psicomotricista, la dottoressa Daniela Borghi, ha visto la luce nel 2022, iniziando con un percorso molto programmato di 4 incontri e poi invece secondo le necessità della donna, del papà, quindi dei papà e dei bambini, abbiamo deciso di lasciarlo in open space. Attualmente è ancora in corso e terminerà a ottobre prossimo. E gli spazi sono cambiati proprio perché i numeri che ha riportato Elisa sono aumentati, al fine proprio di favorire non solo un'inclusione tra etnie diverse, un'integrazione, una maggiore socializzazione, ma favorire la fisiologia del bambino nello sviluppo psicomotorio nel tempo,
appunto nei primi 1000 giorni, favorire quella che è la fisiologia delle buone pratiche, dall'allattamento al seno, dove ci sono state mamme che non allattavano più e che col supporto, col sostegno sono ritornate ad allattare, facilitare quella che è un'alimentazione complementare adeguata nelle varie fasi evolutive del bambino, facilitare quelle che sono le competenze e lo sviluppo neuronale in quel bambino nel tempo per promuovere proprio il principio di salute e la relazione mamma-papà-bambino, nonché lavorare sulle emozioni di questo bimbo. Quindi grazie a tutti per questo grazie. Premio. Grazie, consegniamo l'Oscar.